Cichi. Arte di Cichi. Ciao bambini, disegniamo deliziosi ghiaccioli. Disegna un rettangolo con linee curve. E il bastoncino del gelato. Unisci tutte le curve, proprio così. Ora un ghiacciolo all'anguria. Un triangolo e poi il bastoncino. Aggiungi anche i semi. Facile, non è vero? Per il prossimo, disegna il delizioso ghiacciolo e il bastoncino. Aggiungi delle strisce. È fatto! È ora di colorare. Prima verde. Un po' di rosa. Usiamo anche dell'oro. Dipingi anche il bastoncino. Wow! Adesso il prossimo. Verde e rosso per il delizioso ghiacciolo all'anguria. Coloriamo i semi. E anche il bastoncino. Per l'ultimo, usiamo un bel viola. E anche l'azzurro cielo. L'oro. Rosa. Per ultimo, un po' di verde. Non dimenticare il bastoncino. Non è stato divertente disegnare i gustosi ghiaccioli glitterati? Iscriviti per vedere altri video. Arte di Cichi. Ciao bambini! Oggi andiamo in viaggio verso il mondo della fantasia, perché disegneremo un unicorno! Per prima cosa inizia col corpo, le orecchie e un grande occhio rotondo. Perfetto! Ora disegna il ciuffo e il corno magico. Sì! Disegniamo una criniera maestosa. E un piccolo nasino. Ora una grande curva per il resto del corpo. Le gambe davanti e quelle dietro. E infine una grande coda soffice. Abbiamo fatto un ottimo lavoro! È tempo di dare al nostro capolavoro una bella linea definita. È già bellissimo! Continua così! Ora inizia la vera magia! Coloriamo! Per prima cosa il viola. Poi rosso per la criniera. Arancione. E anche del giallo. Un bel verde. Un verde più scuro. E infine viola. Quanto è bello il nostro unicorno! Usiamo l'azzurro per il corno. Possiamo usare il rosa per gli zoccoli. Vi state divertendo?
Coloriamo la coda! Iniziamo col rosso. Poi dell'arancione. Giallo. Verde chiaro. E viola. Sì! Aggiungiamo qualche dettaglio finale con un bel rosa. Ecco fatto, bambini, l'unicorno più magico di sempre. Spero vi siate divertiti a imparare. Alla prossima! Ciao, bambini! Cosa usate per andare a scuola? Uno scuolabus, giusto? Oggi facciamo uno scuolabus. Facciamo l'autobus con le ruote. I finestrini, lo specchietto. I fari. Il nostro autobus è pronto! Coloriamolo con colori vivaci. Usa l'arancione per colorare il fondo dell'autobus e il nero per le linee sull'autobus, le ruote e la parte superiore. Non è stato facile? Ora usa il giallo limone per riempire le linee sul lato anteriore dell'autobus. Usiamo l'azzurro per riempire i finestrini. Usiamo il grigio per il contorno delle ruote e le linee sui finestrini. E infine, coloriamo di giallo la carrozzeria dell'autobus. Il nostro autobus è pronto per portarvi a scuola! Siete pronti? Ciao bambini! Disegniamo un simpatico vitellino in un bagno. Per prima cosa, disegniamo la faccia del vitellino. E un bel sorriso! Anche le macchie! Sembra fantastico! Disegniamo il suo braccio che regge un flacone. E una vasca da bagno per il nostro simpatico amico. Avrà bisogno anche di una spazzola per il bagno, per lavarsi bene. E una piccola anatra. Non è super carino? Quasi fatto! Disegniamo i flaconi di sapone.
aggiungiamo qualche dettaglio. E ora coloriamo. Usiamo il giallo per il viso. E per l'anatra. Anche per i flaconi. Colore rosso per la lingua, le corna e la spazzola. Usiamo il rosso anche per i piccoli dettagli. Ora aggiungiamo un po' di blu. Per le macchie dovremmo usare il nero, non credi? Abbiamo quasi finito! Un po' di grigio per la vasca da bagno. E blu per il tappeto. Ehi, guardate! Il nostro bagno è pronto! Spero vi siate divertiti! Ciao bambini! Oggi creiamo un'astronave. Fai un semicerchio e 5 linee oblique. Unisci queste linee con 2 linee curve sotto. Non è stato facile? Ora facciamo le gambe per l'astronave. È divertente, no? Disegniamo i pulsanti. La nostra astronave è pronta! Ora coloriamo. Coloriamo le linee che abbiamo fatto di verde. Rosso. Giallo. E rosa. Ora colora il semicerchio che abbiamo creato con l'azzurro. Ci siamo quasi! Colora le linee curve con il blu scuro. E le gambe dell'astronave di arancione. Ecco qua! La nostra astronave è pronta! Andiamo verso un'avventura divertente nello spazio! Ciao bambini! Disegniamo una fragola! Con le foglie in cima! Coloriamole di verde! Attenti a non uscire dai bordi! Rosso per la fragola. Il frutto più gustoso che ci sia e anche sano. Ora disegna i semi. Proprio come questi.
di giallo. È bellissima! Ottimo lavoro! Spero vi siate divertiti! Fragola! Ciao bambini! Ciuf ciuf! Disegniamo un treno! Inizia con le rotaie. E ora il nostro treno. Aggiungi anche i fari e i finestrini. Completiamo il resto del nostro treno. È semplicissimo! Basta seguire. Aggiungi tutti i finestrini e più dettagli per creare il treno perfetto. E ora la parte più divertente. Coloriamo! Prima il marrone. E ora usiamo un po' di azzurro cielo. Rosa sul davanti e sul lato. Questo sarà il treno più bello! Un po' di giallo per renderlo super divertente e luminoso! Usiamo l'azzurro cielo anche per tutti i finestrini. Non dimenticare neanche un finestrino. Un color pesca starà benissimo. Riempiamo rapidamente. E infine un tocco di blu. Il nostro fantastico treno è pronto! Spero vi siate divertiti! Ciao bambini! Quale frutto vi dà energia ed è uno dei più deliziosi? La banana! Disegniamo 3 banane. Diamogli una bella linea definita. E ora un po' di magia! Iniziamo a colorare! Un giallo acceso per le banane. Lascia un po' di spazio in ogni banana. Lo riempiremo presto. Sapevi che le scimmie amano mangiare le banane? Bene! Bello e ordinato!
Non sarebbe bellissimo usare un giallo più chiaro per gli spazi che abbiamo lasciato? Mescola entrambi i colori. Abbiamo quasi finito! Sembra bellissimo! Abbiamo finito con le banane! Usiamo un verde oliva per il gambo delle banane. Coloriamo anche la punta delle banane con un verde oliva. Wow! Mi sta facendo venire fame! Fatto! Le nostre banane sono pronte! Ciao bambini! Disegniamo un disinfettante per mani. Disegniamo prima una mano. È davvero semplice! Ora disegna il disinfettante, proprio così. E un erogatore in cima. Collega il quadrato e quattro linee da una parte all'altra. Anche i dettagli sono importanti. È ora di colorare. Possiamo usare un pesca per la mano. Blu per il disinfettante. Diamo vita al nostro disegno. Aggiungi anche braccia, gambe e un viso alla mano e al disinfettante. Che carino! Colora gli occhi, i piedi e le mani con il marrone. Ora aggiungi i dettagli con il beige. Un azzurro per il resto del disinfettante. Rosa per il viso, braccia e gambe. Ta-da! Un disinfettante aiuta a tenere lontani i germi cattivi. Sì, abbiamo disegnato un disinfettante per le mani. Iscriviti per vedere altri video. Arte di Chiki!